Ciao a tutti, ben arrivati, buongiorno, sono Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per l'inizio di questo webinar. Buona settimana dell'amministrazione aperta a tutti. Oggi parliamo del... Io mi vedo che qualcuno inizia a scrivere in chat, quindi immagino che mi state vedendo e sentendo in maniera corretta, immagino non ci siano problemi, magari se mi date un feedback via chat, però vedo che tutti scrivono buongiorno, perfetto, grazie Marco. Ah, ciao Marco, volevo... Beh, innanzitutto ringraziarvi perché ci sono moltissime iscrizioni a questo ciclo di quattro webinar dedicati al prossimo piano d'azione GP, quindi ci fa davvero piacere. Io mi prendo una 5-10 minuti, oggi siete iscritti quasi in 500, al momento siete 131 in stanza, ma state aumentando, quindi mi prendo giusto qualche minuto per dare un'introduzione e un minimo di contesto rispetto all'iniziativa più generale della settimana dell'amministrazione aperta e in particolare a questo ciclo di webinar dedicati al prossimo imminente piano GP che verrà pubblicato a conclusione di questa settimana. Inizio a raccontarvi molto lentamente, così diamo un po' di tempo a chi si è svegliato un po' più tardi di fare accesso all'aula. Come sapete, immagino ormai lo sappiate perché se siete qui probabilmente un minimo di interesse rispetto a questa iniziativa lo state già manifestando. Oggi inizia la settimana dell'amministrazione aperta. Si tratta di 7 giorni dedicati a, lasciatemelo dire così, celebrare l'apertura della pubblica amministrazione rispetto al tema più ampio del governo aperto, quindi è un'iniziativa che adesso arriva alla sua terza edizione, ormai insomma, è ben consolidata, è ben rodata. E inizia oggi, si conclude domenica prossima. La pagina di riferimento che immagino avete già visto è questa qui, open.gov.it/sa. Non so se riesco a mettermi un link in chat, magari ci pensa Gianluca, però comunque su questa pagina trovate tutti gli eventi che delle pubbliche amministrazioni e non solo, anche della società civile che aderiscono alla settimana dell'amministrazione aperta. È un po' il fulcro, la pagina centrale, la pagina di riferimento per tutto quello che riguarda questa iniziativa. Fra l'altro nella stessa pagina ci trovate una serie di link di approfondimento, tra cui un toolkit, lo dico soprattutto per chi di voi lavora nella pubblica amministrazione che ha previsto eventi nell'ambito di questa settimana, ci trovate un po' di informazioni operative su come funziona. Ad oggi, ma da quello che vedevo prima sul sito, continuano ad aumentare, abbiamo 331 eventi su tutto il territorio nazionale e non solo, peraltro avantieri credo, i consolati australiani e il consolato di Detroit hanno fatto delle iniziative nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, quindi possiamo parlare di settimana dell'amministrazione aperta globale in questo caso. Quello che volevo dirvi è che gli eventi sono in crescendo, quindi monitorate questa pagina per vedere come funziona, come funzionerà e soprattutto su Twitter e sull'hashtag SA2019 potete restare informati su quello che sta succedendo. Questa settimana dell'amministrazione aperta è particolarmente interessante perché richiama un'iniziativa dal taglio globale che è la Open Gov Week, promossa da Open Government Partnership Internazionale, dove sostanzialmente è una chiamata a livello globale per tutti quei soggetti, pubblica amministrazione e non solo, un po' come avviene per la settimana dell'amministrazione aperta, che vogliono promuovere iniziative sul tema del governo aperto. È interessante perché sul sito dell'Open Gov Week c'è una mappa che più o meno vi dà una dimensione di quanto sia, no, es, di quanto sia estesa questa iniziativa in questo momento. Come vedete, i paesi colorati sono quelli che in questi giorni promuovono a loro volta delle iniziative sul tema del governo aperto, del tutto simili a quelle che stanno avvenendo in Italia in questo momento. Per raccontare un po' meglio quello che sta avvenendo, come vi dicevo prima, ma ve lo accenno soltanto, subito dopo ci sarà l'intervento di Marco e quello di Ernesto in particolare che ci racconteranno un po' meglio, questa settimana dell'amministrazione aperta coincide con l'imminente pubblicazione del quarto piano GP che coprirà il biennio 2019-2021. È interessante la coincidenza di eventi, ma soprattutto è interessante perché ci dà la possibilità di raccontare questa iniziativa, come dire, stando sul pezzo e mettendo i webinar che promuovono il racconto del quarto piano nell'ambito delle iniziative di Open Government Partnership.
Quindi abbiamo pensato potesse essere utile iniziare a raccontare il piano con quattro webinar di approfondimento. Il processo di stesura del piano più o meno è arrivato a sua conclusione, adesso Marco ce lo racconta un po' meglio e i webinar riprendono quelle che sono i temi principali del prossimo piano GP. Quindi al webinar di oggi avremo una prima introduzione, Marco ci racconta il percorso con cui si è arrivati al piano, Ernesto ci fa un affondo e Isabella ci dà il punto di vista dell'Open Government Forum. Successivamente, nei prossimi giorni, martedì, abbiamo un approfondimento dedicato al tema della trasparenza dell'open data nell'ambito del quarto piano, quindi partecipazione a accountability e infine giovedì 14, cittadinanza e competenze digitali. Chiaramente sulla pagina, sullo stesso sito da cui vi siete iscritti, che è 20PA, la piattaforma che utilizziamo per raccogliere le iscrizioni a questi webinar, troverete tutte le informazioni, le possibilità di iscrivervi. Vi segnalo anche questa pagina che è una news sul sito del Formez che più o meno dà una dimensione di tutte le iniziative promosse come webinar di approfondimento nell'ambito di questa settimana. Ne approfitto anche per fare un minimo di pubblicità. In questi giorni, sostanzialmente, ogni mattina ci sono due webinar. C'è il webinar dalle 10 alle 11 che è dedicato appunto all'approfondimento del prossimo quarto piano GP e dalle 12 all'una ci sono una serie di webinar di approfondimento fatti da Formez insieme ad Agid che appunto vanno a scandagliare un po' meglio quelle che sono le novità più caratterizzate dal tema dell'innovazione tecnologica, i temi propri di Agid. Quindi vi invito a dare un'occhiata anche lì, a dare un'occhiata a questa pagina nel caso in cui ci fosse qualcosa che potete trovare di vostro interesse. Come vi dicevo, abbiamo pensato di fare un approfondimento sui webinar sul quarto piano attraverso questi webinar. Oggi abbiamo Marco Marrazza del Dipartimento della Funzione Pubblica, Team OGP, che racconta il percorso di definizione, del quarto piano, è una caratteristica tipica di Open Government Partnership, la partecipazione e la collaborazione tra soggetti diversi che, come dire, convergono verso un obiettivo comune che poi si concretizza in una serie di impegni del piano. Chiaramente, per arrivare alla definizione di questi impegni c'è un percorso condiviso e Marco ce lo racconta un po' meglio nel suo intervento. Subito dopo abbiamo Ernesto che ci racconta invece quelli che sono gli ambiti di intervento di questo quarto piano, quindi cosa aspettarsi dal piano e su quali sono le novità rispetto allo scorso piano. E infine Isabella Mori di Cittadinanza Attiva ci dà il punto di vista dell'Open Government Forum, che se volete è un po' il contraltare della pubblica amministrazione nel momento in cui si passa alla definizione del piano. L'Open Government Forum racchiude più di 100, credo, associazioni italiane che monitorano, osservano, collaborano col team OGP per far funzionare meglio questa cosa, per creare un dibattito costruttivo, un dialogo tra soggetti diversi. Il webinar di oggi, nella migliore tradizione dei nostri webinar, è registrato, quindi a conclusione di questo intervento sulla stessa pagina da cui vi siete iscritti, che è questa qui, il link credo sia attivo, sì, quindi se ci cliccate ci tornate, pubblicheremo sia la registrazione integrale di questo webinar che le slide che vedete proiettate durante il seminario usate dai nostri relatori. Io vedo che siete arrivati ad essere 200, quindi sto per passare la parola a Marco che ha già la sua webcam aperta, tra un po', gli chiederò di aprire il suo microfono. Ne approfitto soltanto per dirvi che buona parte della comunicazione di Open Government Partnership avviene attraverso l'account Twitter, che è questo qui che vi propongo in quest'ultima slide, e ripeto, il modo migliore per restare in contatto con noi nei prossimi 7 giorni e in avanti, chiaramente, per avere tutte le novità su quello che riguarda questa settimana dell'amministrazione aperta e più in generale i lavori del team OGP. Vedo che Gianluca ha già lanciato le slide di Marco. Marco, ti chiederei di aprire il tuo microfono, chiederei a Isabella di chiudere la sua webcam e Marco ti passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene, se no mi date un feedback. Sì, ti sento. Io ho il compito di illustrarvi il percorso di definizione del quarto piano, ma ho pensato in realtà di cercare di fare una panoramica ricapitolativa proprio su cosa è l'OGP e su quello che ha comportato per...
l'Italia la partecipazione a questo esercizio. E quindi proprio una introduzione per dare un senso a questa sigla strana OGP e spiegare i meccanismi di funzionamento, perché se uno non ha chiari questi due elementi, poi può far fatica a capire cosa significa partecipare all'iniziativa e come in realtà funziona un piano, cos'è questo piano d'azione in realtà. Quindi passerei direttamente a illustrare brevemente cosa significa OGP. È un'iniziativa internazionale, prima di tutto, quindi è qualcosa che, come avete visto nella mappa che precedentemente abbiamo visto, cioè Gianluca ci ha mostrato, Gianfranco ci ha mostrato, è un'iniziativa che ora lavora a livello mondiale. Ma è stata lanciata nel 2011 e da un piccolo gruppo di paesi, tra cui gli Stati Uniti, Inghilterra e qualcun altro, e per diffondere e sostenere sostanzialmente lo sviluppo dei governi aperti. Quindi non qualcosa di teorico, ma proprio diciamo, facilitare e sostenere l'applicazione dei principi dell'open government nella pratica della gestione dell'amministrazione pubblica. I pilastri a cui fa riferimento sono trasparenza, partecipazione e accountability. Si parla sempre di accountability perché in realtà è difficile trovare una parola che facilmente dà il senso, è una via di mezzo tra responsabilità e capacità di dimostrare la responsabilità sulle proprie scelte che la pubblica amministrazione fa. Trasparenza è spesso intesa anche in chiave anticorruzione e partecipazione è proprio il cercare di stabilire un dialogo anche più di un dialogo tra l'amministrazione pubblica e i cittadini, sia intesi come singoli ma anche intesi come organizzazioni che si occupano appunto della cosa pubblica. Per quanto riguarda la nostra partecipazione, si è sempre associato a questi tre pilastri il tema e il concetto dell'innovazione applicata alla pubblica amministrazione. Perché chiaramente l'innovazione, intesa come introduzione di tecnologie digitali e via dicendo, è un enorme facilitatore per creare, per realizzare i primi tre pilastri. Non è come dice, l'unico meccanismo o l'unico elemento che si garantisce automaticamente trasparenza, partecipazione, accountability, ma è sicuramente un modo che facilita fortemente l'attuazione di questi tre concetti. E poi OGP sostanzialmente nella sua vista, nella sua azione globale, cerca di cambiare, trasformare sostanzialmente la relazione che lega il cittadino al governo, inteso in generale, della cosa pubblica, perché spesso il cittadino si sente lontano, isolato di fronte a un'amministrazione pubblica che lo ignora sostanzialmente o lo tratta diciamo, con una certa distanza, mentre l'OGP cerca di favorire un cambiamento di questa relazione. Però, ripeto, non da un punto di vista teorico, ma con iniziative pratiche, cercando di portare dei cambiamenti effettivi e quindi questi cambiamenti, queste iniziative che l'OGP chiede ai governi di implementare vengono raccolte in quelli che sono chiamati piani d'azione. Il processo, come funziona l'Open Government Partnership? Il processo è un processo ciclico. Essendo un'iniziativa che sostanzialmente proviene da un mondo anglosassone molto concreta, molto pratica ed è basata su dei cicli biennali. A parte la fase, diciamo, di ingresso nel ciclo che ogni Stato deve, come dice, passare,
Quando si entra, il primo passo è quello della creazione dell'action plan, del primo a questo punto action plan, che ha, diciamo, tutta una serie di step da dover passare. L'action plan, diciamo, deve comunque, essendo un esercizio dell'Open Government Partnership, rispettare quei principi, quei pilastri di cui abbiamo parlato prima. In particolare, nel momento in cui si crea un action plan, uno dei più importanti da rispettare è proprio la partecipazione, quindi l'inclusione nel processo di creazione del piano, dei cittadini o delle società, delle organizzazioni della società civile. E infatti, come vedete, al centro di questo cerchio che rappresenta il ciclo è scritto proprio partecipazione barra co-creazione. Dopodiché, una volta che il piano è stato creato, si entra nella fase di realizzazione degli impegni, quindi con un primo anno e un secondo anno, e a metà del piano, a metà del ciclo, sostanzialmente tra il primo e il secondo anno, vengono portati avanti delle valutazioni. Una valutazione che fa l'amministrazione che sta realizzando il piano, quindi è il self-assessment del primo anno, ma questa è un'altra caratteristica molto importante di OGP, esiste anche un meccanismo di reporting e di assessment indipendente, l'IRM, che diciamo, esegue lo stesso lavoro di valutazione, ma dall'esterno. È un organismo che diciamo, risponde direttamente all'OGP, non risponde ai governi che stanno facendo, mettendo in atto il piano, e lavora indipendentemente e crea un rapporto sia nel primo anno, sia nel secondo anno, sostanzialmente al termine del ciclo, in maniera che poi questi documenti di valutazione, che chiaramente sono pubblici, quindi sono i due documenti con i quali diciamo, il cittadino può capire come questo piano è stato realizzato, vedendo il punto di vista di chi lo ha portato avanti in prima persona e il punto di vista di chi da fuori ha interloquito con l'amministrazione, con gli organismi che cercavano di implementare il piano, ma poi ha dato una valutazione esterna. Spesso e volentieri, infatti, poi questo comporta alla fine del ciclo, del secondo anno, una rivalutazione del processo con cui è stato creato e portato avanti il piano precedente, e queste valutazioni rientrano nella fase della creazione del secondo piano o del piano successivo. Quindi è diciamo, un processo ciclico che ha anche un meccanismo che lo rende virtuoso, nel senso che da un piano all'altro, spesso e volentieri accade un cambiamento, c'è cioè una evoluzione. Questo ormai lavora, è un meccanismo che lavora a livello globale. Sono 79 gli stati in questo momento che sono impegnati, come vedete da questa immagine, o nel realizzare il piano, o nel creare il successivo, quindi nella fase di transizione dal vecchio piano al nuovo piano. OGP ha creato un meccanismo, diciamo, un modo per gestire tutti questi stati sfalsando i bieni sostanzialmente, in maniera che non tutti gli stati capitano nella stessa fase di creazione di un nuovo piano nello stesso momento. E sono praticamente gruppi di stati che lavorano in momenti alternati, mentre un gruppo di stati è nella fase di creazione del nuovo piano, l'altro gruppo di stati è nel pieno della realizzazione del piano d'azione che è in corso. Questa è, diciamo, la panoramica molto rapida con cui cerco di darvi l'idea di cosa è OGP a livello proprio di iniziativa internazionale, quindi a livello mondiale. L'Italia, a questo punto, parliamo del nostro
della nostra partecipazione al GP aderisce a settembre del 2011 e si mette in moto chiaramente il meccanismo per la creazione del suo primo piano d'azione. Perché aderire alla partnership sostanzialmente significa mettere in piedi il piano d'azione. Il primo piano d'azione si prende forma tra marzo e maggio del 2012 e a quel punto diciamo, parte il biennio di realizzazione, quindi da luglio 2012 a giugno 2014. Essendo il primo piano è non dico una versione quasi sperimentale, ma diciamo ormai stiamo entrare nel quarto piano, a distanza di questi anni, il primo piano certo sembra un qualcosa di molto piccolo, però in realtà è stato l'inizio, il primo passo che doveva essere fatto. Mentre il primo piano va verso la fine, chiaramente comincia il processo di creazione del secondo piano. Che, come vedete qui, comincia ad aprile, ma il processo di creazione in realtà termina alla fine dell'anno 2014. Questo perché nella gestione dei tempi ciclici del biennio, l'OGP ammette dei ritardi, quindi ammette delle tolleranze, perché non è solo un problema italiano, la vita dei governi, delle amministrazioni non coincide esattamente con il biennio dell'OGP, per cui possono esserci dei ritardi e questo è stato un caso nella transizione dal primo al secondo piano, avvenuta l'insediamento del nuovo governo a febbraio del 2014, per cui in realtà arrivare a una definizione delle azioni del secondo piano è stato, come dice, implementato nella seconda parte del 2014. Però, dato che rientravamo nelle tolleranze previste dall'OGP, ufficialmente il secondo piano è partito da luglio del 2014, quindi il biennio si è concluso a giugno del 2016. Andiamo alla transizione dal secondo al terzo piano d'azione è stata diciamo, meno traumatica, è stata più regolare e il periodo di creazione è stato tra maggio e settembre. Questi mesi, in realtà, quando noi parliamo della creazione del piano, servono per eseguire tutta una serie di passaggi che sono quelli necessari per la formazione del piano, quindi raccolta delle proposte da parte della società, della parte delle amministrazioni e della società civile, creazione di una bozza di piano che va, diciamo, concordata con tutte le amministrazioni che vogliono partecipare e che hanno proposto i loro impegni, una fase di consultazione pubblica in cui la bozza di piano è esposta ai commenti, ai suggerimenti di chiunque sia interessato a contribuire e poi c'è la fase di ricevimento di questi commenti, consigli, critiche per quanto possibile e poi diciamo, tutto questo processo dà alla luce il piano che poi da quel momento in poi, quando viene pubblicato nella sua versione definitiva, diventa diciamo, il testo di riferimento con cui confrontare nei mesi successivi del biennio di attuazione come l'attuazione sta andando avanti. E il passaggio dal secondo piano al terzo piano in realtà come si dice, è stato significativo per la partecipazione italiana all'OGP perché c'è stato un salto di qualità. I primi due piani sostanzialmente hanno in realtà messo in moto la macchina della partecipazione
italiana alla GP, cominciando a introdurre questi concetti dell'open government all'interno delle amministrazioni. Questo lavoro, che poi in realtà è dal 2011 fino al 2016, sono stati quasi 5 anni, ha creato, così, ha cominciato a mettere in moto il volano dell'open government, che ha, diciamo, nella transizione tra il secondo e il terzo piano è giunto a maturazione e ha comportato un salto di qualità. Un salto di qualità che si è evidenziato nella nascita di varie entità che sono dentro alla partecipazione dell'Italia all'OGP, ma che lavorano proprio nel meccanismo di costruzione, gestione e monitoraggio del piano d'azione. Il primo elemento che è più significativo è quello della nascita dell'Open Government Forum, quindi di un forum istituzionale che è stato convocato qui al Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si incontrano tutte le organizzazioni della società civile che sono sensibili su questi temi e che vogliono dare il loro contributo sia nella creazione del piano, sia poi nella gestione del monitoraggio, del controllo di come vengono in realtà effettuate le azioni o gli impegni che sono previsti nelle azioni. Dall'altra parte è stato istituito a livello della pubblica amministrazione, ma sia centrale che locale, il gruppo istituzionale, quindi i rappresentanti delle amministrazioni, sostanzialmente tutti i ministeri, rappresentanti delle regioni e delle associazioni dei comuni, nonché alcuni rappresentanti diretti di alcune regioni più impegnate in questo senso, e anche di alcuni comuni che si sono esposti maggiormente su questo processo di apertura dell'open government. Quindi è un gruppo che rappresenta tutta la pubblica amministrazione, che sostanzialmente vengono investiti dalle richieste di partecipare a questa iniziativa di portare iniziative, quindi è un enorme meccanismo di diffusione proprio dei concetti dei pilastri di cui parlavamo prima e di stimolo alle amministrazioni per rispondere a questo appello, sostanzialmente portare sul tavolo come proposte e poi eventualmente come azione le proprie iniziative che riguardano le loro amministrazioni. Quindi c'è un passaggio di livello dal secondo piano al terzo piano proprio per l'istituzione di questi due gruppi e per il fatto che i temi dell'open government che sono rappresentati dall'OGP salgono anche e vanno a entrare in contatto anche con il livello politico che c'è sopra a livello amministrativo, diciamo, se vogliamo vederla in questo modo, e quindi sono stati coinvolti anche i ministri, i gabinetti, gli staff, e il risultato di questo processo è la creazione di questo terzo piano che va in implementazione da luglio 2016 fino a giugno del 2018. E per la prima volta compaiono, come vi dicevo, azioni a livello locale di alcuni comuni e di alcune regioni. Nello stesso momento, proprio perché c'è stato questo salto di qualità, nascono sia il sito open.gov.it, che rappresenta lo strumento principale di comunicazione, di scambio di informazioni tra chi sta coordinando tutta l'attuazione e la formazione del piano, e il pubblico più ampio. E
dietro al sito, ma anche dietro a tutto il resto, nasce in maniera un po' più strutturata quello che si chiama, lo chiamiamo GPT in italiano, quel gruppo di persone che fa questo lavoro. Nell'altro punto caratteristico di questo terzo piano, che era mancato nei precedenti due in maniera strutturata, è la creazione di un meccanismo di monitoraggio che permette all'organizzazione e ai cittadini di seguire il modo con cui 40 impegni contenuti nel terzo piano e nel suo addendum sono portati avanti dalle amministrazioni. I 40 impegni l'ho evidenziato perché è un salto rispetto ai precedenti due piani significativo. 40 impegni sono sostanzialmente 40 azioni, 36 nel piano iniziale e altre 34 nel piano iniziale, 6 nell'addendum che è arrivato un anno dopo perché alcune amministrazioni nella prima fase non erano riuscite a entrare nei tempi per presentare le azioni, addirittura sono volute comunque entrare, questo a significare l'entusiasmo e l'attenzione a questi temi. Nella sezione monitor sono stati appunto reso pubblico come tutte le amministrazioni portavano avanti e diciamo che alla fine della chiusura del ciclo, la sezione è ancora online sul sito, si possono andare a vedere, a capire quanti di questi 40 impegni sono stati portati a termine, la maggior parte in realtà, e quali invece no, e con quali difficoltà e a che punto, che percentuale diciamo, di implementazione si sono fermati. Chiaramente nel biennio di attuazione del terzo piano altre cose sono successe, proprio perché l'Italia ha acquisito maggior visibilità sul piano internazionale anche per l'OGP. E un primo punto è che l'Italia è entrata nello steering committee di OGP, quindi nell'organismo di coordinamento e organizzazione dell'OGP a livello mondiale. Alcuni impegni delle azioni del terzo piano diventano strutturali, come la settimana dell'amministrazione aperta, la prima edizione nel 2017, la seconda nel 2018, ora siamo nella terza edizione, 2019, ma già nell'altro anno questa iniziativa è stata apprezzata dall'OGP a livello mondiale e è diventata globale, è diventata una settimana, questa settimana dell'amministrazione aperta non è più solo italiana, ma è diventata una settimana a livello mondiale. Nasce anche il piano, il premio, scusate, l'Open Cup Champion che si riferisce all'Italia. Nella prima edizione è stato rivolto alla pubblica amministrazione, nel 2018 si è rivolto alle organizzazioni della società civile. Stiamo per lanciare la terza edizione, di nuovo rivolta alle pubbliche amministrazioni. Nel biennio dell'implementazione del terzo piano a quarto piano, l'Open Government Forum si è riunito regolarmente, permettendo uno scambio continuo di relazioni tra noi, tra le amministrazioni e la società civile. L'OGP Team è un gruppo di multidisciplinare, con competenze trasversali, che tiene un po' come dice, tesse la rete di collegamento tra tutti questi attori. Vedete le relazioni, diciamo, illustrate dalle lineette blu, ma sono anche nate relazioni dirette, per esempio, tra l'Open Government Forum e le amministrazioni pubbliche, rappresentate nel gruppo istituzionale, o addirittura direttamente con l'OGP per alcuni temi e sinergie che si sono potute creare. Arriviamo alla creazione del quarto piano. Due cose sono importanti, il recepimento delle raccomandazioni appunto dell'IRM proprio sul terzo piano, quindi ampliare la partecipazione sulla fase di creazione e stesura del nuovo piano, ma ridurre allo stesso tempo il numero di azioni, riducendo il numero di azioni ma ampliandone la portata. Queste erano le raccomandazioni che venivano da OGP. Il processo di creazione va in partenza tra maggio e settembre del 2018, ma ci sono, diciamo, come abbiamo adesso, è storia recente, nuove elezioni politiche, un percorso di formazione del governo molto lungo,
Tant'è che il momento in cui il governo entra in carica è giugno 2018 e i cambiamenti che avvengono ai vertici dell'amministrazione sono significativi, quindi non si riesce a entrare nelle tolleranze previste dall'OGP, ovvero sia dicembre 2018, per cui l'unica altra soluzione è quella di cambiare biennio di attuazione, cambiare corte, ed è quello che è successo sostanzialmente, per cui nel momento in cui noi abbiamo fatto questo shift, il piano non è più, partirà nel 2019, il biennio sarà, di attuazione sarà 2019-2021. E quindi abbiamo raccolto sostanzialmente le proposte sia a partire da giugno del 2018, ma anche fino a praticamente a dicembre, gennaio, dicembre 18, gennaio 19. Sono arrivate 50 proposte dalla società civile, 56 dalla PA. Sono stati creati tre gruppi, tre tavoli tra gruppo istituzionale e Open Government Forum. Questi tre tavoli lavorano si sono confrontati sulle proposte di azione e poi lavoreranno in fase di monitoraggio nel momento in cui il piano andrà in azione. E abbiamo cercato di rispettare anche qui il mandato dell'OGP di ridurre le azioni, quindi abbiamo creato, ipotizzato 10 azioni definite macro, in cui più amministrazioni si impegnano in maniera coordinata e di nuovo il livello è nazionale, regionale e locale. Questo è, diciamo, il momento presente. Siamo nella fase in cui la bozza di piano è quasi completata e andrà a breve in consultazione, probabilmente addirittura nella stessa, durante questa settimana dell'amministrazione verde. Io ho terminato, forse sono andato lungo, mi dispiace, ma mi premeva dare contezza di tutta la complessità dell'operazione. Marco, grazie assai. No, va benissimo. Io ne approfitto solo per dire due cose. La prima, che è un approfondimento su quello che vi ha appena raccontato Marco, lo trovate su questa pagina pubblica di Open del sito OGP Italia, dove racconta il processo di stesura del quarto piano. Altra cosa che volevo dire, visto che più di qualcuno l'ha già detto in chat, Gianluca Finito, che è efficientissimo come sempre, ha già caricato le slide dei relatori sulla pagina di Eventi PA, quindi le trovate già qui disponibili da questo momento. A più avanti caricheremo anche la registrazione. Marco, grazie mille, grazie assai. Ernesto, ti passo la parola. Posso. Io non vedo benissimo forse c'è qualche problema audio-video con Ernesto, chiedo. Eh sì, Eleonora, mi sa che ci sia qualche problema di connessione con Ernesto. Chiedo a Gianluca se no mi prendo qualche minuto, sì, nel caso magari fare uno squillo, ok. Ci sono alcune cose che ha accennato Marco su cui penso possa valere la pena ritornare in questo piccolo stacchetto di qualche minuto finché Eleonora, avevi chiesto una cosa a Marco, ma forse mi è passata nella chat. Se vuoi ricordarcela adesso, vedo che stai scrivendo. No, ne approfitto per dirvi semplicemente questa cosa qui. Marco l'ha accennato, tra le varie attività che OGP in Italia ha reso strutturali, un po' come la settimana dell'amministrazione aperta di questo momento, c'è il premio Open Government Partnership, il premio Open Gov Champion, scusate, che parte in questo. Momento, credo che Stefano Pizzicannella, che è la persona che per il Dipartimento della Tutti, mi Funzione sentite? Pubblica segue le attività di OGP sostanzialmente da quando OGP è arrivato in Italia, proprio in questo Perfetto, momento non so in. grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, provo a recuperare il tempo, ovviamente grazie agli amici di Formez per la co collaborazione e l'invito a contattarmi con ogni strumento utile se ci dovesse essere qualche
qualche problema. Dunque, parto da una risposta. Mi sentite? Mi sentite meglio adesso? Ernesto, forse c'è qualche problema di connessione, quindi Gianluca ha Datemi una preso la tua conferma che l'audio immagine da sia qualche migliore parte, l'ha adesso. Ho sostituita con provato a la disattivare tua la immagine, il tuo webcam. flusso della Chiedo webcam. anche ai Ti colleghi chiederei di fuori. tenere la webcam staccata. Sì, sentiamo. Perfetto. Dunque. Prova a parlare con un po' di continuità. Sì, diciamo che la cosa che è davvero importante è quello che dirò, e soprattutto il contenuto delle diapositive. Dunque, ben trovati a tutti. In questo incontro proviamo a ragionare sul nuovo esercizio, cioè sul nuovo ciclo del piano di azione. Come vi ha spiegato Marco Marrazza, OGP funziona sulla base di un ciclo biennale e quindi all'esito dei precedenti tre piani di azione è in corso l'adozione del quarto. Direi, provo a rispondere ad una domanda che ho visto in chat precedentemente: che cosa c'è stato tra il secondo e il terzo piano come fattore scatenante il salto di qualità nell'impegno? Probabilmente le risposte sono duplici. La prima risposta si chiama consapevolezza, nel senso che quando è iniziato lo sforzo di Open Government Partnership nel 2011, la consapevolezza su questi temi era ancora poco diffusa, e quindi era anche difficile pensare ad un esercizio strutturato sull'open government al di fuori di una serie di esercizi, appunto, alcune buone prassi. La seconda parola che mi viene in mente è commitment, cioè la maggiore consapevolezza con cui il livello politico, in quel momento il ministro, ha deciso di impegnarsi e quindi di far impegnare tutta la struttura sulla parte di open government, che fino a quel momento era rimasta una pratica relegata sul piano tecnico, ma come invece ci ha insegnato la prassi dalla stessa esperienza avviata da Obama nel 2009 negli Stati Uniti d'America. Nelle politiche di open government il commitment elevato, elevatissimo del vertice è assolutamente centrale e decisivo. Bene, provo a dare di seguito qualche indicazione legata al quarto piano di azione, nel senso che è ovvio che anche se lo schema è lo stesso, è sempre lo stesso, quindi piano di azione, consultazione, attuazione, monitoraggio, tanto da parte delle organizzazioni della società civile e tanto da parte dell'IRM, quindi l'organismo che per conto di OGP si preoccupa di dare, chiedo scusa, di fare il monitoraggio, il ruolo dell'action plan debba cambiare, di un piano di azione cambi, nel senso che il quarto action plan non sarà identico a quelli precedenti. Questo per tanti profili. Il primo, il livello di maturità dell'open government nel nostro paese, il livello di diffusione. Con il primo piano di azione, di fatto l'action plan conteneva un elenco quasi onnicomprensivo delle iniziative virtuose in materia di amministrazione aperta a livello centrale. Invece, adesso, in cui la pratica dell'open government è diffusa non soltanto a livello centrale, ma anche a livello regionale, a livello di amministrazioni locali, e quindi anche gli impegni che possono essere catalogati nei settori della trasparenza, della partecipazione, della prevenzione della corruzione, accountability e cittadinanza digitale sono diffusi, è ovvio che l'action plan non può essere più un elenco onnicomprensivo di tutte le iniziative delle amministrazioni italiane. L'action plan diventa piuttosto il luogo di definizione di una strategia complessiva che contiene alcune azioni che sono però quelle maggiormente rappresentative, quelle
che vengono ritenute di frontiera. E quindi in questo modo non è più possibile pensare per l'Italia e per gli altri paesi che ormai sono arrivati al quarto esercizio, a piani di azione che saturino le azioni di open government da parte di tutte le amministrazioni, ma quanto la strategia nazionale e l'indicazione di azioni che possono assurgere ad esempio per tutte le altre amministrazioni che vogliono impegnarsi appunto in politiche di open government. E quindi, se questo è il nuovo ruolo del piano di azione, questo ha delle conseguenze, avrà delle conseguenze nel piano di azione che sta per essere messo in consultazione. Infatti, avremo la riduzione del numero di azioni rispetto ai piani precedenti, con una aggregazione delle proposte in macroazioni che siano ambiziose e di impatto. Facciamo degli esempi: la pubblicazione del portale di open data della singola amministrazione, se poteva essere un'azione importante e sfidante. Le slide non scorrono perché ci sto parlando, riferisco al commento della chat, quindi nel momento in cui avete l'audio che è fluido, vi rassicuro che è tutto ok. I problemi li avrete quando l'audio sarà ballerino. Dicevo, le azioni vengono ridotte, c'è l'aggregazione di proposte in macroazioni di impatto che prevedano degli specifici impegni da parte di più E niente, oggi la amministrazioni connessione di internet. e quindi non. Ok. Mi sentite ancora? Sì, Ernesto, eri andato giù il tuo audio per qualche secondo, però Davvero puoi la cosa riprenderlo, ci dipenda, visto risentiamo. che nel mio pannello di controllo mi dà tutto in verde qui sulla destra come livello di connessione, quindi mi scuso con tutti i partecipanti. Dicevo, provo ad andare Sì, avanti, ci scusi aggregazione delle anch'io, però proposte in continua, ecco, ci macroazione. risentiamo. Aggregazione delle proposte in macroazioni che prevedono specifici impegni e l'individuazione per ciascuna amministrazione di una filiera di amministrazioni, una responsabile e le altre coinvolte. Questo perché si è compreso come l'open government possa arrivare a risultati di impatto soltanto se prevede una collaborazione tra più livelli istituzionali. Del resto possiamo ricordare che uno dei tre pilastri iniziali della dottrina dell'open government è proprio trasparenza, il primo, partecipazione, il secondo, ma collaborazione che non è in semplice interlocuzione che risponda al modello gerarchico delle amministrazioni. E quindi la struttura del nuovo piano di azione sarà quella di un documento ancora più ambizioso dei precedenti, ma con aree di intervento. E quindi le azioni corrispondono a queste 10 aree di intervento che passeremo ad esaminare nel corso dei minuti che ci restano, partendo proprio dalle sollecitazioni che sono state ricevute dalla società civile. Marco Marrazza prima ha dato conto del percorso di partecipazione che si è snodato nelle settimane e nei mesi precedenti. Queste settimane hanno prodotto una serie di proposte da parte delle organizzazioni della società civile per provare a dare risposta con azioni che incrociassero queste priorità. Sono state individuate queste 10 aree di intervento. La prima, un'area molto interessante legata all'ambito open government è quella dei dati aperti. Anche in questo caso gli ambiti di intervento e cioè le azioni sono quelle legate alla creazione di un gruppo di lavoro per definire delle licenze comuni, visto che uno dei problemi spesso che vengono lamentati dagli utenti è legata alla difficoltà
difficoltà di riuscire ad avere condizioni di riuso analoghe per le amministrazioni, definire degli standard di dati per la tipologia, indicare degli indicatori di qualità per gli open data e quello che pure è importante, cercare di individuare i dataset provando ad incrociare la domanda. Una delle criticità legate alla strategia complessiva dell'Italia in materia di dati aperti, che pure ha visto una evoluzione come diverse indagini e ricerche dimostrano, è stata quella di adeguarsi in modo ancora troppo poco duttile alla domanda che viene dalle organizzazioni della società civile e dal settore privato, e quindi questo deve stimolare una serie di azioni che conducano all'individuazione di dataset dall'elevato valore aggiunto su cui è importante e necessario concentrare gli sforzi di pubblicazione. Con riferimento invece al secondo ambito di azione, che è quello legato alla trasparenza, gli ambiti di intervento individuati vanno nel senso di promuovere e monitorare l'utilizzo del diritto di accesso generalizzato, il cosiddetto FOIA, che a maggio compirà il suo terzo compleanno, e provare a semplificare le modalità di accesso dei cittadini tanto alle informazioni derivanti e contenute nel registro degli accessi, e secondo la semplificazione delle modalità di accesso dei cittadini alle informazioni su temi chiave, quali l'ambiente e la spesa pubblica, perché molto spesso si tratta di informazioni che, pur se già pubblicate, non risultano di facile accesso e di facile riutilizzo per gli utenti. Il terzo ambito di intervento è quello legato al cosiddetto registro dei titolari effettivi. Si tratta di una misura che è stata più volte sollecitata da parte di organizzazioni della società civile e che confluirà nell'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese in cui verranno iscritte le informazioni relative ai titolari effettivi di società di capitali e delle persone giuridiche private e dell'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese in cui scrivere i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di concernenti dati relativi appunto ai titolari effettivi. Questo sempre quale misura di prevenzione della corruzione e trasparenza anche del settore privato, ad esempio per verificare che siano davvero i reali beneficiari di misure economiche o di vantaggi. Ovviamente non poteva mancare, non può mancare in un piano di questo tipo il supporto alla partecipazione, anche in questo caso, recependo alcune indicazioni della società civile saranno adottati sforzi che vanno in una duplice linea. Da un lato l'adozione di linee guida di dettaglio sulle partecipazioni. In questo momento esiste una direttiva sulle consultazioni. Questa direttiva troverà invece ulteriore dettaglio nell'adozione di un documento di linea guida e poi, cosa che è stata richiesta da più parti, la messa a disposizione di una piattaforma software per le consultazioni che possa essere utilizzata anche da altre amministrazioni, perché la partecipazione telematica necessita di strumenti all'altezza in grado di eliminare le barriere d'ingresso da parte dei cittadini. Allo stesso tempo utilizzare un determinato software diverso per ogni amministrazione rappresenta una barriera d'ingresso perché complica l'esercizio di partecipazione da parte dei cittadini e delle organizzazioni della società civile. Altra azione ritenuta di grande importanza è quella relativa alla regolamentazione del registro dei portatori di interessi e nello scorso del precedente Action Plan vi erano state numerose azioni
da parte di singole amministrazioni, dal MISE, Roma Capitale, Comune di Milano e anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, che andavano nel senso dell'istituzione di un registro dei portatori di interesse e nella pubblicazione di agende pubbliche degli incontri, da parte dei decisori, all'interno di quest'azione si sta ragionando sulla elaborazione di soluzioni, per la standardizzazione di queste attività, in modo da semplificarne l'utilizzo da parte dei portatori di interesse e, avere una, trasparenza ancora più evidente, sull'impatto, che, questi hanno sul, processo decisionale. Il sesto ambito di attività è relativo, alla cultura dell'amministrazione aperta, alla cultura dell'open government, con l'obiettivo di, dare, servizi alla comunità in questi anni, come dimostra, il successo della settimana dell'amministrazione aperta. Vi sono state sicuramente molte, attività che hanno costruito una rete, di professionisti, di amministrazioni e di organizzazioni che sul territorio nazionale si occupano di questi temi. L'idea è quella di provare a erogare una serie di servizi che vadano da un miglioramento del sito open.gov.it e allo stesso tempo che promuovano la cultura anche nei confronti dei non addetti ai lavori e quindi l'istituzionalizzazione della settimana dell'amministrazione aperta e la ripetizione di un'iniziativa come il premio per l'Open Gov Champion rientrano sicuramente in questa categoria. Ovviamente all'interno di un piano per l'open government non possono mancare iniziative legate alla prevenzione della corruzione, con impegni che vadano nella direzione di far evolvere i patti di integrità già attualmente stipulati dalle pubbliche amministrazioni e allo stesso tempo nella direzione di dare ulteriore trasparenza ai dati dei contratti pubblici. L'ottavo ambito di intervento invece legato alla prevenzione alla semplificazione e alla performance. In questo caso, l'idea è quella, da un lato, di semplificare gli adempimenti per le pubbliche amministrazioni, perché molto spesso si parla di semplificazione soltanto per gli utenti, ma anche, semplificare gli adempimenti per la PA, è rilevante nell'ottica di Open Government e, anche una suggestione che potrebbe trovare ulteriore dettaglio nell'action plan è quella di adottare delle linee guida per il coinvolgimento dell'utenza nel sistema di valutazione della performance, ponendo in qualche modo argine a qualche limite che era stato individuato da più parti di questo sistema. La nona azione, invece, è l'azione legata ai servizi digitali. L'idea è quella di adottare delle iniziative che servano da un lato a diffondere ancora di più servizi digitali che applichino le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e allo stesso tempo promuovano i servizi digitali nei confronti degli utenti. Il decimo e ultimo ambito di attività è quello legato alla cittadinanza e alle competenze digitali. In questo senso, sempre raccogliendo una serie di sollecitazioni da parte della società civile, potranno essere incasellati dei progetti per la conoscenza e la diffusione dei diritti digitali, ma anche dei progetti per la diffusione delle competenze digitali, tanto tra i cittadini, ma anche tra le imprese e i lavoratori della pubblica amministrazione. Ovviamente, queste 10 aree di intervento su cui si concentrerà il piano in corso di pubblicazione saranno indicate e dettagliate con una serie di obiettivi, ma anche di milestone, cioè di impegni precisi con tanto di tempi di realizzazione, ma saranno pubblicate in bozza e quindi ci sarà la possibilità per qualunque soggetto di, soprattutto per le amministrazioni, magari di provare a contribuire e quindi di spostare ulteriormente in alto l'asticella degli impegni, e per i cittadini e le organizzazioni della società civile di contribuire ad un ulteriore miglioramento, delineando ulteriori proposte migliorative per il prossimo biennio. Io, nello scusarmi ancora per gli inconvenienti di collegamento, vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola a Gianfranco per il prosieguo.
Ernesto, grazie a te, abbiamo avuto qualche problema, Gianluca è finito, è sempre prontissimo e siamo riusciti ad averne a capo sostituendo con le immagini, del resto erano i contenuti al centro, certo ci spiace per i tuoi fan che sono numerosi in questi webinar che oggi non hanno potuto, però sono sicuro che potete approfittare, possiamo rimediare a breve perché comunque Ernesto passa spesso dalle nostre aule di Connect. Isabella, se ci sei, chiederei a te di attivare la tua webcam e il tuo microfono, perfetto. Io provo invece a lanciare subito le tue slide e ti lascio la parola. Isabella, mi sa che non hai attivato l'audio. È quel tastino in verde in alto. Adesso dovrebbe Perfetto, essere a posto. perfetto, ti Ok, vediamo e ti perfetto. sentiamo. Mi vedete se mi sentite? Perfetto. Allora, grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie a Marco Marrazza e Ernesto Belisario che mi hanno preceduto perché effettivamente non era facile descrivere tutto il percorso dei piani di azioni e anche della creazione dell'Open Government Forum. Quindi in qualche modo hanno anche un pochino facilitato quello che sarà il mio intervento perché appunto io ho il compito, anche il piacere, di parlare un pochino di quella che è stata l'esperienza di cittadinanza attiva e in questo caso parlo per la mia associazione, ma posso parlare anche per molte altre associazioni che con noi collaborano e sono presenti all'Open Government Forum, di quello che è stata un po' l'esperienza di questi anni, di questi ultimi anni. Cittadinanza attiva sin da subito, sin da giugno del 2016, ha aderito al Open Government Forum. In quel momento ci sembrava un po', è stata una scommessa che a nostro avviso è stata vinta, l'aver puntato sulla creazione di questo forum, un posto in cui le associazioni e la pubblica amministrazione hanno potuto confrontarsi e continuano a farlo e noi auspichiamo che il dibattito sarà sempre più produttivo e ci saranno sempre maggiori spazi di miglioramento per tutti, però davvero è stata una scommessa in quel momento puntare su questo. Noi abbiamo effettivamente riscontrato che il terzo piano di azione, che ha coinciso poi con la creazione dell'Open Government Forum, ha un po' segnato il passo in dei piani di maggiore qualità. Noi avevamo partecipato al secondo piano di azione e francamente eravamo rimasti delusi. Anche Marco in apertura l'ha detto, ci è voluto un pochino di tempo per rodare il meccanismo, sia nella stesura del piano, ma sia proprio per rendere effettivamente partecipato il piano e per fare davvero diciamo una cosa utile perché gli altri piani erano meno partecipati dalla società civile. Il terzo piano di azione ha costituito davvero un banco di prova importante, con chiaramente tutte le difficoltà che si sono scontate nel far parte di un forum tanto ampio. Le associazioni che hanno partecipato sono state più di 100. Chiaramente questo è un fattore positivo, però allo stesso tempo non era scontato riuscire a lavorare tutti insieme, essendo molte diverse e le associazioni e le amministrazioni che hanno partecipato. Mi piaceva in questo contesto evidenziare un pochino quelli che sono stati, a mio avviso, i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato un po' l'attività del forum in questi primi 3 anni. Sicuramente un punto di forza è stata l'idea innovativa. Fino a quel momento non c'era un luogo fisico di incontro, di confronto, a volte anche di scontro, ma sempre uno scontro positivo e dialettico per il miglioramento reciproco tra associazioni e pubblica amministrazione.
L'aver creato il forum e avergli dato un forte commitment politico in quel momento ha veramente rappresentato una svolta. Un altro punto di forza è stato senz'altro quello di aver pensato il forum con dei momenti di riunioni plenarie nei quali si fa il punto dei lavori e ci si allinea tutti sulle tematiche, ma poi aver previsto invece dei tavoli tematici specifici, nei quali le associazioni e le amministrazioni coinvolte nel piano d'azione si sono confrontate insieme e hanno lavorato in questi anni, e anche l'aver creato degli incontri periodici costanti ci ha permesso, come dire, di tenere sempre l'asticella e l'attenzione sempre alta e anche durante il piano d'azione creare poi dei correttivi e delle idee di miglioramento delle attività in corso. Sicuramente uno dei nodi critici è la disomogeneità delle azioni che sono entrate nel piano e il numero troppo elevato delle azioni. L'abbiamo sentito in apertura, le azioni entrate nel terzo piano erano più di 36. Alcune erano delle azioni macro che coinvolgevano i ministeri, che coinvolgevano ANAC, che coinvolgevano AGI. Altre delle azioni, non per questo meno importanti, però davvero micro, legate a dei territori locali, quindi dei territori locali limitati, diciamo, a delle esperienze locali, a delle piccole amministrazioni. Quindi, diciamo, è stato davvero difficile anche per noi che pur abbiamo partecipato sin dall'inizio al piano e al monitoraggio del piano stesso, però è stato difficile mantenere l'attenzione su tutte le azioni. Francamente, io non sono riuscita sempre ad avere, come dire, i fari accesi su tutte le azioni, ma ho monitorato dei macro ambiti, quelli che erano più affini poi alle attività dell'associazione che qui rappresento. Quindi, appunto, disomogeneità delle azioni, difficoltà di monitoraggio sicuramente hanno rappresentato dei noti critici che auspichiamo che invece in questo quarto piano siano superati, perché, ripeto, il nostro obiettivo è quello che il forum continui ad avere lunga vita e funzioni sempre meglio e si migliori sempre di più. Infine, diciamo, è stato anche difficile per noi, lato associazioni, sotto il macro cappello, associazioni della società civile che hanno aderito al forum, sono più di 100 e ovviamente questa è una nota positiva, però siamo davvero tante e davvero tanto diverse tra noi le associazioni che vi partecipano. Quindi i livelli anche ai tavoli, agli incontri plenari erano e sono molto diversi. Perciò questo è un punto che può essere di forza perché appunto la partecipazione va bene, però allo stesso tempo di debolezza perché si cerca di si rischia una dispersione e invece bisogna, come dire, massimizzare le attività e le energie. Mi piaceva, diciamo, riportare il nostro punto di vista in questa fase perché abbiamo già fatto degli incontri come forum sul quarto piano di azione, abbiamo mandato, ve lo diceva in apertura, Marco, abbiamo mandato tutta una serie di proposte come società, civile, e però adesso siamo nella fase della pubblicazione e della consultazione del piano. Quindi ci piace in questa fase, come dire, puntualizzare cosa ci aspettiamo in generale dal forum e cosa auspichiamo invece per il quarto piano. Sicuramente, come già ho detto, dal nostro punto di vista è fondamentale continuare ad investire sul forum e sulla trasparenza. Dal nostro punto di vista è un'esperienza di successo. Ha funzionato moltissimo. In questa fase dobbiamo giocare a rialzo tutti noi, associazioni, lato associazioni e lato amministrazione. Se
Serve un forte commitment politico anche in questa fase, soprattutto in questa fase sul forum. Bisogna fare un salto di qualità ulteriore e assolutamente alzare ancora di più l'asticella della qualità delle proposte, dell'attenzione che viene data al forum e questo però cercando di trovare delle modalità di lavoro e di incontro che in qualche modo siano più agili e sostenibili per tutti. Scommettere ancora una volta sulla collegialità delle decisioni, ma anche sulla rappresentanza delle associazioni che partecipano al forum. Ripeto, siamo tantissime associazioni. Pensiamo che sia assolutamente funzionale aggregare le associazioni e quindi far sì che vi siano delle associazioni e perché, diciamo, seguano in maniera più costante alcune tematiche e perché hanno una maggior forza, perché sono associazioni più grandi rispetto alle altre e perché viene riconosciuto, come dire, un potere di rappresentanza dalle altre associazioni, cercare di lavorare e di aggregare, in questo senso. Infine, le proposte che noi facciamo per questo quarto piano di azione, ma alcune sono già state in realtà accolte, perché poi anche lato pubblica amministrazione e lato associazioni, molte, come dire, molte riflessioni convergono e quindi nelle due presentazioni che mi hanno preceduto ho visto già che molte di queste nostre proposte sono state prese in considerazione, perché vi è proprio una finita su questo, però senz'altro dal nostro punto di vista è fondamentale che in questo quarto piano le azioni vengano ridotte ad un massimo di 20. Benissimo, l'aver suddiviso le 10 macro aree assolutamente utile e fondamentale, che dà anche un maggior ordine poi nel riuscire a leggere il piano. Quindi quello che ci ha presentato Ernesto va benissimo. Dal nostro punto di vista è fondamentale puntare su azioni che siano concrete, sfidanti e sistemiche. Non che le piccole azioni non contino, ma stiamo scrivendo un quarto piano nazionale e quindi forse è fondamentale lavorare prima, come dire, sulla concretezza, su azioni di tipo sistemico. Magari poi andando avanti, nel momento in cui sono già state proposte delle azioni sistemiche, nei prossimi piani vi sarà spazio invece per azioni più particolareggiate, più legate ai territori. In questa fase, a nostro avviso, però, è importante lavorare in questo modo. Incoraggiare assolutamente la convergenza e delle amministrazioni e delle organizzazioni sulle singole azioni, creare dei meccanismi costanti del piano che permettano di monitorare le azioni in ogni fase. Vi dicevo prima, è stato molto difficile e molto faticoso monitorare l'ultimo piano, e per complessità e numero troppo elevato di azioni, ma anche perché il sistema di monitoraggio prevedeva, diciamo, un monitoraggio solo in alcune fasi delle azioni, quindi a avanzamento di azioni. Dal nostro punto di vista è fondamentale monitorare in ogni momento le azioni che entrano nel piano e quindi vedere l'evolvere delle azioni non soltanto in una fase iniziale, poi a metà percorso e poi nella fase conclusiva, ma sempre e in maniera costante vedere come si procede sul piano. Infine, ma su questo, insomma, non penso vi siano problemi, costruire un percorso trasparente sulla selezione delle azioni e quindi capire come e perché alcune azioni che sono state proposte rientrano nel piano e altre no. È normale che alcune non vi rientrino, stiamo chiedendo che al massimo siano 20 azioni, però è importante tracciare il percorso nella più totale trasparenza e quindi magari anche sapere poi qual è stato il grado di risposta delle amministrazioni e l'iter che si è seguito, ripeto, per selezionare alcune azioni rispetto ad altre. Questo è quanto, spero che appunto auguro in questa settimana dell'amministrazione trasparente un buon lavoro a tutti noi che siamo impegnati su più fronti e appunto spero davvero che questo quarto piano sia ancora di più uno slancio in avanti e ci faccia migliorare tutti noi sul versante della trasparenza.
Isabella, grazie mille. Mi scuso con tutti che siamo andati un po' lunghi sulla conclusione di questo webcam. E ne approfitto in chiusura, vi rubo un minuto altro solo per dirvi che domani c'è un nuovo webinar di questo ciclo dedicato alla trasparenza dell'open data. L'orario è sempre lo stesso, quello di oggi, dalle 10 alle 11, sulla stessa pagina di Eventipiado, cui vi siete iscritti, trovate già le slide dei nostri relatori e a breve troverete anche il video. Vi dico anche che sempre domani sul tema dei dati aperti c'è un webinar sempre che avviene sempre su Connect, sempre con la stessa modalità, fatto insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale. Interviene Gabriele Ciasullo, Andrea Chiacchiarelli e come dire, per tutta la mattinata di domani si parla di dati aperti. Detto questo, io vi ringrazio tutti, siete stati quasi 270, quindi un'ottima partenza per la settimana dell'amministrazione aperta. Se vi va, ci ritrovate qui domani alla stessa ora. C'è anche Marco, ne approfittiamo per un saluto congiunto. E grazie a tutti, grazie soprattutto a Marco, grazie Ernesto, grazie Isabella, grazie al relatore di oggi. Un saluto, se vi va, ci trovate qui domani. A Partecipate alla dopo. consultazione sul piano. Parte breve. Grazie. Grazie a te Marco. Ciao.